Siracusa evade reiteratamente dagli arresti domiciliari, i carabinieri lo spediscono in carcere. Recidivo nel comportamento trasgredendo il provvedimento dell'autorità giudiziaria relativo alla misura restrittiva dei domiciliari. Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Siracusa principale, in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, hanno arrestato Luigi Cacciatore, 25enne, disoccupato e con precedente di polizia. Provvedimento di aggravamento è scaturito a seguito del riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria della inidoneità della misura degli arresti domiciliari cui il cacciatore era sottoposto. Lo stesso infatti nel corso dell'ultimo mese aveva sistematicamente violato la suddetta misura cautelare, sia ospitando presso la propria abitazione soggetti non conviventi, sia allontanandosi arbitrariamente dall'abitazione dove era ristretto. Per tali condotte il cacciatore era stato più volte arrestato e denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile in quanto trovato responsabile di reiterate evasioni e inosservanze dei provvedimenti dell'autorità. Il 25enne, accompagnato presso il locale della stazione carabinieri di Siracusa principale, una volta ultimate le formalità del rito, è stato accompagnato dai militari stessi presso il carcere di Cavadonna di Siracusa, così come disposto dall'autorità giudiziaria.